Ciao ragazzi, vigilia di Juventus-Sampdoria. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma domani Allegri non sarà in panchina, lo sta continuando a ribadire nelle varie conferenze stampa. Landucci si deve preparare perché è una partita da scontare, di squalifica che mi sono rimediato una marea di anni fa. E quindi domani non ci sarà Allegri, ci sarà ancora Landucci, un po' come avevamo visto con la Roma. E domani potremmo capire se la Juventus riuscirà a fare un'altra rimonta di 3 gol, di 4 gol. Nei confronti degli avversari, ovviamente la rimonta è stata di 2, però nel senso che eravamo sotto di 2, però la Juventus è riuscita a segnare 4 gol in Serie A soltanto in quell'occasione. Vediamo, e tra l'altro dall'altra parte non dovrebbe esserci D'Aversa, perché lo sappiamo, è stato esonerato, e in panchina a Sampdoria è tornato il maestro, non Andrea Pirlo, ma il maestro Giampaolo, che comunque aveva fatto molto bene alla Sampdoria prima di meritarsi la chiamata del Milan. Ken è squalificato anche lui per via di un cartellino rosso rimediato durante la Carabao Cup quest'estate, mentre ancora vestiva la maglia dell'Everton. Quindi, sentite, tutte queste regole incredibili dovremmo fare con quello che c'è, e potrebbe essere l'occasione giusta per vedere a disposizione, anche dal primo minuto volentieri, alcuni giovani, alcuni giocatori che hanno trovato meno spazio. Traduco, Caio Jorge, che non abbiamo praticamente ancora mai visto, e domani potrebbe partire dal primo minuto. Si parla anche di De Winter, quindi ben venga la possibilità di vedere questi giocatori. Anche l'anno scorso con Pirlo avevamo visto un sacco di giovani che erano stati lanciati e buttati nella mischia, e questo non può fare altro che piacere per capire anche un po' il livello, per capire quanto sono pronti. Ieri parlavo di giocatori pronti e giocatori non pronti all'interno proprio di quelli che hanno avuto minutaggio, figuriamoci all'interno di quelli che il minutaggio non ce l'hanno avuto e non sono considerati neanche seconde ma terze linee. Quindi vediamo un po', sono molto curioso. Vi invito a lasciare un mi piace a questo video nel quale parleremo di calciomercato, non della partita di domani, perché ho poco da dire, ci sono troppi pochi elementi in questo momento per parlarne, eventualmente ne parliamo domani, mentre aspettiamo che arrivi la partita. E come al solito vi invito a scaricare OneFootball, ragazzi, perché il calciomercato è il 17 di gennaio, eh. Il 17 di gennaio non è che manchi tutto sto tempo da dire, c'è tempo, no. È iniziato il 3 gennaio, mi pare, quindi sono già 2 settimane che è attivo. Si è parlato di qualsiasi cosa chiave Juve, eppur si muove, non si può nemmeno dire. Quindi scaricate OneFootball, tra l'altro lo potrete fare anche col QR code, inquadrando direttamente questo video con la fotocamera del vostro cellulare, per scaricare l'applicazione che vi terrà aggiornati e ci farà capire se possiamo un minimo sperare in un minimo colpo della Juve o dobbiamo metterci il cuore in pace. La cosa che mi fa ridere è che si parlava di mercato prima che iniziasse il mercato e quando ancora Chiesa non si era fatto male. E si parlava di un eventuale centrocampista se esce uno tra McKennie e Kulusevski. Per fortuna ora McKennie sembra imprescindibile, sembra un giocatore di cui non si parla più in uscita, dato che anche ieri l'abbiamo visto all'interno dell'analisi tattica, è diventato un vero e proprio punto chiave, un giocatore fondamentale per gli schemi di Max Allegri. E quindi meno male che è stato tolto dal mercato, perché è veramente l'unico giocatore di quel tipo che ci può dare quel qualcosa in più. Di Kulusevski probabilmente non si parla più in uscita, o comunque non si prenderanno in considerazione altre offerte che potrebbero arrivare per Kulusevski proprio per via dell'infortunio di Chiesa, e quindi il sostituto di Chiesa potrebbe essere Kulusevski, che è ovvio che fa un po' ridere detta così. Però effettivamente ad oggi è stato così, nel senso che si fa male Chiesa con la Roma, entra Kulusevski, con l'Inter e con l'Udinese, Kulusevski viene schierato dal primo minuto titolare al posto di Chiesa. Se aggiungiamo che McKennie ormai è un giocatore che viene utilizzato strettamente tra le linee, e quindi nei tre dietro la prima punta, capiamo bene che in quel ruolo in cui non gioca Chiesa si alterneranno Kulusevski, Bernardeschi ed eventualmente Cuadrado quando verrà sistemato in quella posizione, con magari il rientro anche di Danilo. Quindi ho paura che sull'esterno non si farà niente in questa sessione di gennaio, questo ve lo dico con grande chiarezza. Credo che lì si rimarrà così e si parla di necessità e virtù fino alla fine della stagione, quando poi si spera di riavere Federico Chiesa a pieno regime. Comunque, ad ogni modo, con McKennie in quella posizione si è abbastanza coperto, ecco, diciamo che non dovresti avere particolari difficoltà, anche se forse in alcune occasioni potresti averla, ma lì eventualmente poi puoi adattare Morata, puoi adattare Ken, o nessuno ti impedisce di passare un attacco a tre e mettere un centrocampista in più. Quindi sugli esterni non mi aspetto grandi movimenti. Davanti si parla di punta da tempo, ragazzi. Io rimango sempre di quell'idea. Anche se ci metti Vlahovic in questa Juve, in questo momento non risolvi tutti i problemi. Perché
Assolutamente no, perché non è solo il problema della finalizzazione, quello della Juve, ma sicuramente un giocatore con delle caratteristiche diverse da Morata e Kane serve, perché non ce l'abbiamo. In tanti continuate a dirmi di Caio, ma ragazzi, ma nemmeno Caio è quel giocatore lì. Caio per quel... no. Caio per quel poco che l'abbiamo visto è forse un 10, un sostituto di Paolo Dybala eventualmente, ma non un numero 9, non è un giocatore... davvero alla Scamacca. Prendo Scamacca perché è il calciatore di cui si sta chiacchierando per il mercato estivo e comunque sta facendo molto bene in questo momento. Le quotazioni di Scamacca sono in grande crescita perché anche ieri ha fatto un bellissimo gol nella sfida contro la Sverona, ma non è quel giocatore lì Caio, quindi è un giocatore diverso. Quindi secondo me serve un giocatore di quel tipo, un giocatore strutturato da metterla davanti. Se Scamacca è l'obiettivo per l'estate, io proverei a fare un tentativo a questo punto per averlo già adesso, per quanto non ritenga intelligente, diciamo così, l'idea di buttare nella mischia Scamacca già adesso, perché non mi sembra intelligente, però se quello è il giocatore che vuoi andare a prendere quest'estate e ne hai già bisogno adesso, 2 più 2 fa 4 a casa mia, quindi io un tentativo lo farei, poi magari il Sassuolo non te lo vuole dare e rimarrà lì, però dopo tu rimani con un buco a livello di tipologia di calciatore, e questo non penso che vada bene, non credo che sia l'ideale. Quindi se aggiungiamo tutte queste cose e se ragioniamo sul fatto che McKennie ormai non è più considerato un centrocampista da Allegri, quanto più un trequartista, un mezzo esterno, diciamo così, si libera un buco a centrocampo. Se aggiungiamo che poi Ramsey è ufficialmente un giocatore sul mercato, e ce l'ha detto Massimiliano Allegri, quando un allenatore si sbilancia così tanto sulle uscite è difficile che poi il giocatore rimanga, e che Arthur è richiesto dall'Arsenal, ma l'Arsenal guarda caso ci avrebbe 2.000 milioni per Vlahovic a gennaio, ma no, i milioni per Arthur alla Juventus quelli non ce li ha, allora bisogna capire, perché per quanto mi riguarda, ma ve l'ho già detto tante volte, l'idea di vederli vicini Arthur e Locatelli mi affascina. Ma perché quelle poche volte che li abbiamo visti, pochi minuti che li abbiamo visti, si sono viste delle cose discrete, interessanti. Tra l'altro Locatelli, in pochi minuti che si sono visti insieme, questi due giocatori, è riuscito pure a trovare il gol. Con McKennie che andava pure ad inserirsi nello stesso momento. Quindi la possibilità di avere due mezze ali, che non sarebbero proprio mezze ali perché McKennie andrebbe a ricoprire quel ruolo di mezzo esterno che ha fatto fino adesso, ma Locatelli avrebbe meno compiti di impostazione, meno compiti difensivi, quindi più libertà di andare all'arrembaggio, che si inseriscono in zona gol, potrebbe aiutarti a risolvere quel problema, perché di problema si tratta, di Morata e di Kane che vanno continuamente in giro per il campo, che vagano, perché non sono attaccanti che adorano rimanere fermi al centro dell'area di rigore a fare l'1-2, con gli altri giocatori, no, loro svariano, loro vanno un po' dappertutto, ed è ovvio che se l'attaccante non c'è in area, e la Juventus è una squadra che punta molto sui cross, l'abbiamo visto con Cuadrado, Pellegrini, De Sciglio, siamo una squadra con i terzini che crossano molto, e anche bene, devo dire, però in mezzo all'area di rigore, a parte McKennie, solitamente ce ne sono pochi che vanno a impattare, se inizia ad avere McKennie e Locatelli, ed eventualmente l'altro esterno o il trequartista o davvero la punta che magari non va in giro per il campo, questo problema lo puoi risolvere. E allora, il discorso è, ci puntiamo su Arthur sì o no? Cioè, definitivo, arrivati a questo punto non è che possiamo andare tanto in là. E diciamo che Allegri ce l'ha fatto capire, non tanto a parole, quanto più a dimostrazione, che quei due insieme non ci giocheranno mai, o comunque quasi mai. Se le alternative sono Rabiot e Bentancur, io penso proprio che Arthur potrebbe giocare alla grandissima. Io non credo che Arthur sia un fenomeno, però credo che sia un buonissimo giocatore. A me Arthur piace storicamente, da Pirlo, dall'anno scorso, lo sapete. Un giocatore che ti dà un certo ordine, un certo equilibrio in campo. Però, come al solito, non lo stiamo sfruttando, non lo vogliamo sfruttare, ma a parte il fatto che Locatelli andrebbe ad aiutare un sacco, secondo me, in fase di interdizione, anche quella porzione di campo che magari Arthur non è in grado di coprire. È vero, magari ti sbilanceresti un po' di più, ma ne gioveresti tantissimo sotto il discorso tecnico, sotto il profilo del palleggio. Però ce lo facciamo andare bene, nel senso che noi siamo tifosi, non vediamo tutti i giorni gli allenamenti, non sappiamo cosa frulla nella testa di Allegri. Però mi sembra abbastanza particolare e bizzarro che non sia ancora stato provato come schieramento tattico, come soluzione. Bizzarro, davvero bizzarro.
E quindi se esce Arthur, perché Arthur non è un titolare, l'allenatore non lo vede titolare, Arthur vuole giocare, c'è l'Arsenal che lo vuole prendere, il giocatore avrebbe detto di sì, la Juventus non sarebbe nemmeno disposta a trattenerlo, allora andiamo a prendere un centrocampista che possa essere messo lì davanti alla difesa, possa occuparsi del pallone, di smistare i palloni, di garantire copertura difensiva per permettere davvero poi a Locatelli e McKennie di fare quello che vogliono. Perché il punto è questo. Puoi prendere una punta, puoi prendere un esterno, puoi prendere un centrocampista, a seconda di quelle che sono le necessità dell'allenatore, quelle che sono le idee, i bisogni dell'allenatore. Ma se non prendi nessuno... Se non prendi nessuno, devi vergognarti. Se non prendi nessuno, ti devi vergognare. Soprattutto con Ramsey che ti esce, Chiesa che si è rotto, Arthur che vuole andare via, anche lo stesso Morata vuole andare via, per fortuna ad oggi il caso sembra rientrato, però ragazzi, in un momento di necessità, di calciomercato invernale, in cui la Juve in quell'estivo non ha fatto praticamente niente, se stiamo fermi e non facciamo niente, io non posso ritenermi soddisfatto. Già al mercato estivo che si è concluso pochi mesi fa avevo dato 4,5 dicendo che non avevamo nessuno in grado di poter far gol. Non ci sono andato tanto lontano, diciamo da lì. Quindi ad oggi vi dico, sì, serve qualcosa. Io prenderei un centravanti e tratterrei Arthur. Se non si può fare, vi dico, ok, parlatene quest'estate per il centravanti, per quanto io non sia d'accordo su sta roba, però se Arthur vuole andare via... allora lo fate andare via e prendete un calciatore che possa essere titolare, perché sennò si è obbligato a giocare con un Rabiot e Bentancur. Se invece Arthur vuole andare via, ma gli si dice no, guarda, rimani perché ti proviamo insieme a Locatelli, benvenga, ma che si decida ora e poi che magari si faccia qualcosina là davanti. Allora, quindi ci sono diverse opzioni, non mi aspetto nulla sugli esterni, mi aspetto qualcos'altro tra attacco e centrocampo, però adesso, a meno di 2 settimane dalla fine del mercato, tutto tace. Fatemi sapere le vostre sensazioni, se siete pessimisti, ottimisti, perché in tanti da tempo continuano a dirmi no, guarda, non si farà niente, invece tanti mi dicono ma se compriamo Pogba, Vlahovic e Icardi, secondo te vinciamo lo scudetto? Quindi c'è questa contrapposizione tra le due posizioni. Fatemi sapere la vostra.